con Vito Antonio Liuzzi dalla Formula E al debutto nei rally qui al Monza Rally Show. Vito Antonio, come vedi questa tua partecipazione? Raccontaci queste tue sensazioni alla vigilia del tuo debutto nei rally. Ma devo dire che sono molto contento e pieno di adrenalina di essere qui al Monza Rally Show. Sarà la prima esperienza sulle quattro ruote motrici e sono molto curioso di vedere come andrà. Non ho avuto la possibilità ancora di fare esperienza su questo tipo di macchine, però devo dire che sono molto contento di far parte del team A-Style, che è sicuramente un team con un background importante e quindi mi daranno una grossa mano a cercare di trovarmi al meglio con la vettura il più velocemente possibile. Poi che dire, essere qui a Monza è un circuito che adoro per questo evento e mi rende molto felice, quindi speriamo di dare tanto spettacolo e perché no cercare di lottare fino alla fine. Con Piero Longhi, numero uno al Monza Rally Show 2015. Allora Piero, ben ritrovato anche quest'anno qui a Monza. Sì, hai detto bene, anche quest'anno, no? Perché ormai non ci speravo più, ma alla fine dai, siamo riusciti un po', con l'aiuto di tutti, siamo riusciti a chiudere il budget e a farlo di nuovo col VRC, numero uno, quindi con Twister Corse e con Paolo Porro che mi porta la sua macchina come l'anno scorso, quindi sono molto contento perché dopo un anno di formula, una garetta con una macchina da rally vera, ci tenevo a farlo. Luca Pedersoli, nuovamente presente al Monza Rally Show. Allora Luca, di nuovo con la FIDA C4, cosa ci racconti? Ma ormai è una consuetudine, è Monza Rally Show, tutti gli anni ci siamo, è una gara che come tutti sappiamo non è un rally, ma come tutti sappiamo richiama sempre tantissimi appassionati e tantissimi equipaggi, per cui per me è un piacere essere qua anche quest'anno, sempre in compagnia col mio teammate e buddy Tony Cairoli, e quindi insomma dai, ci divertiremo. Chiaramente come tutti sapete le due categorie, la 1600 e la 2000, sono due categorie qui separate e la 2000 è anche diciamo un pelino zavorrata di più rispetto alle 1600, però insomma tutte queste cose lo so che non è che vi interessino più di tanto. Io so di cosa volete parlare, voi volete parlare di questo. Allora, questo, guardatelo bene, dovrebbero averlo tutti, mi auguro che ce l'abbiano tutti, anzi sono sicuri che ce l'hanno tutti. Magari c'è qualcosa in mezzo che voi vorreste togliere, io lo vorrei togliere, così almeno gli diamo un po' di giri a ste macchina, vediamo un po', vediamo come va, se siamo un po' dietro questo qua magari gli diamo una limatina e via. Ciao a tutti. Con Carlo Cassina, copilota di Valentino Rossi. Carlo, si rinnova la sfida tutti gli anni qui al Monza Rally Show, come vedi questa edizione 2015? Innanzitutto penso che sia asciutta, che non è male, almeno dalle previsioni sembra che non piova. Un po' freschino, un po' freddino, però diciamo abbastanza asciutto. Sai, la sfida tutti gli anni, diciamo Valentino parte con i favori del pronostico, però ci sono sempre gente che non gli pare il vero di stargli davanti e quest'anno comunque abbiamo anche quest'anno un top drive del campionato del mondo e quindi questa gente che tutto l'anno guida delle WRC è sicuramente quello il riferimento per noi, quindi guardiamo quello che farà Neville. Monza Rally Show 2015 con Alessandro Perico, innanzitutto in veste come sempre di affezionato pilota, molto affezionato a questa manifestazione. Alessandro, parlaci di questa tua partecipazione 2015 e di come vedi questa edizione del Monza Rally Show. Vabbè dai, alla fine come tutti gli anni è sempre bello partecipare, è una delle gare che a me piace tantissimo, un po' anche per la compagnia che ci sta in ballo 4-5 giorni, ci diverte. E poi fortunatamente sembra che il tempo sia bello, quindi è importante anche per la gente. E alla fine, come tutti gli anni, anche quest'anno siamo riusciti a mettere insieme le forze per riuscire a partecipare con una VRC e vediamo poi che succede, ci divertiremo, dai. Ale, c'è qui in grande spolvero come sempre anche la tua squadra, la PA Racing. Presentaci le vetture e i piloti che correranno quest'anno con i vostri colori qui a Monza. Ma come tutti gli anni ne abbiamo parecchie. Abbiamo Grossi Renzo con la Skoda Super 2000, abbiamo Cesare Brusa con la 208 R5, Rizzello con la Fiesta R5, Marco Miraglia con la 208 R5, Biolghini con la 208 R5, e poi abbiamo Pinzano con la 207 Super 2000 e io con la Fiesta VRC.
Tobia Cavallini, altra presenza fissa qui al Monza Rally Show. Tobia, di nuovo col numero 8 qui a Monza, come vedi questo 2015? Beh, innanzitutto sono contentissimo perché sempre qui e essere qui è sempre un grande privilegio. Sono molto contento, di fatto, insomma, risalire su queste macchine è sempre una bella emozione. Il confronto è sempre altrettanto molto molto impegnativo. Io praticamente vengo da un anno di completo stop, sono risalito in macchina Legend un mese fa, ma diciamo che negli ultimi anni ho corso veramente poco, per cui l'obiettivo è principale qua è quello di divertirsi e chiaramente di fare una gara in progressione, cercando comunque magari di far qualche bel tempo una volta che insomma sarà tolta un po' la ruggine e il feeling sarà migliorato. Altra presenza fissa al Monza Rally Show, Davide Brivio e tutto il team di Valentino Rossi. Allora Davide, bentornati, cosa ci dici di questa partecipazione, come vedi questo Monza Rally Show 2015? Ma come hai detto te, è quasi una tradizione, un'abitudine, ma una bella abitudine. E vabbè, niente, noi l'affrontiamo col solito spirito, con un po' il nostro festa di fine anno, divertimento di fine anno, e sempre bello essere qui e soprattutto per noi, insomma, a noi piace molto il rally, e per noi è un grande regalo quello di poter salire almeno una volta all'anno su delle macchine così, fra l'altro delle belle macchine, e quindi niente, l'affrontiamo come al solito, cercando di divertirci e cercando sempre di provare anche ad andare forte, insomma, però insomma, noi vabbè, facciamo solo questa gara e così proviamo a divertirci, cercare di fare il meglio che si può, sempre il solito scontro diretto nel box tra noi e Uccio, e Valentino fa la sua gara. Monza Rally Show vuol dire anche Franco Uzzeni, recordman di partecipazioni, tutte le edizioni meno una. Allora Franco, bentornato, come vedi questo Monza Rally Show 2015? Ma presso a poco è sempre lo stesso tipo di gara, molto, con molta gente, con molti personaggi, per cui si unisce un po' il divertimento di guidare al glamour che c'è intorno a questa gara qui. Bene, a me sta benissimo. Con Johan Eloise alla prima partecipazione qui al Monza Rally Show, un pilota che viene dalla Martinica. Johan, bienvenue à Monza, ta première participation, et je crois que tu es le pilote qui vient de plus loin. Comment tu vois ce rally? Come vedi questa gara? Exactement, je viens de la chaleur des Caraïbes et la différence de température est énorme puisque c'est vrai qu'il fait relativement froid, mais c'est une très belle ambiance, ça fait pratiquement 3 ans où on nous invite sur cet événement et malheureusement notre calendrier ne le permet pas. Cette année on a souhaité honorer encore une invitation, donc on est très heureux d'être présent aujourd'hui et de s'amuser puisqu'en fait notre objectif vraiment c'est de découvrir la course et de s'amuser au maximum. Sì, io in realtà vengo dal caldo dei Caraibi, per cui la differenza di temperatura è abbastanza grande. Sono stato invitato negli ultimi 3 anni a partecipare a questa gara, purtroppo il nostro calendario non ce lo permetteva. Quest'anno invece abbiamo voluto fare in modo di onorare questo invito che ci è stato fatto e di essere presenti a questa manifestazione molto bella, un bellissimo ambiente, e cercheremo di divertirci, sarà questo il nostro obiettivo primario durante il rally.